Facciamo questa pazzia. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, mattiniera, quindi faccia da sonno, ma è l'ultimo problema che avremo oggi. Perché, come avete benissimo visto dal titolo già del video, immagino, oggi faremo un trucco al buio. Quindi faremo il make-up insieme senza l'uso dello specchio. Sarà una pazzia. Ho intenzione di fare un make-up completo, quindi base, occhi, sopracciglia, oh mio Dio, e labbra, quindi non lo so, adesso vedremo quanto sono in grado di fare questa cosa. Prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere like e a commentare. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere, mi raccomando. Detto questo, finita la pubblicità, come al solito, possiamo iniziare questo video del degenero. Io ho tolto qualsiasi tipo di specchio, giuro, non barerò. Ma bando alle ciance, iniziamo perché sarà un lungo percorso. Iniziamo con il primer di Kiko. Questo direi che ce la facciamo bene, come una cremina. Sì, perché questo trucco ti fa anche capire quanta percezione hai del tuo corpo effettivamente. Comunque andremo a fare un trucco molto basic, proprio il classico trucco che faccio per uscire quando non ho voglia mezza di sperimentare con il make up. Un trucco che ho fatto 2000 volte, quindi penso che sarà l'unico trucco che forse riuscirebbe ad uscire decente senza uno specchio. Quindi adesso cosa facciamo? Fondotinta, vado con quello di Kiko, la BB Cream, di cui mi sono innamorata follemente, della linea Green Me. Ecco, anche qua tipo quanta ne metto, perché io ho la dose nella visione di me stessa nello specchio. Anche qua dai, dovrebbe essere abbastanza facile. Picchietto dappertutto, everywhere. Dai, con questo trucco forse leggermente ce la potrei fare ad arrivare in fondo non particolarmente lesa, ma chi lo sa. La mia paura sono gli occhi, ma anche lì, visto che non ci sono particolari blending o cut crease in questo trucco che ho intenzione di fare, perché non voglio tirarmi la zappa sui piedi, ragazzi, direi che ce la possiamo fare bene, e quasi bene, forse. Il mascara, ad esempio, io non so come assolutamente come metterlo senza uno specchio. Il mio problema principale sono le sopracciglia, cioè le sopracciglia è impossibile farle senza uno specchio. Ma ci proveremo insieme, perché voglio proprio vedere cosa mi salta fuori. E le labbra, perché non credo di avere consapevolezza dei contorni delle mie labbra. Oggi sarà proprio un video sorpresa, dopo faremo anche il reveal. Dio che vedo cosa ne salta fuori. Direi che abbiamo blendato abbastanza, speriamo. Ora vado con il correttore. Ok, tra l'altro sta anche finendo questo. È di NYX, Can't Stop Won't Stop. Questo è uno dei correttori migliori che io abbia mai provato. Anche qua un po'. Non ci sbagliamo. Ma chissà dove lo sto mettendo. Vabbè, mentre monterò il video mi farò due risate anche io con voi. Intanto blendo questo per i miei rossori delle guance. Magari con questo video qua sviluppo dei sensi dell'orientamento migliori. Blendiamo anche questo correttore. Speriamo che venga qualcosa di decente, almeno la base. Ma sì, perché alla fine sono movimenti abbastanza intuitivi questi, che abbiamo fatto tantissime volte nella vita, quindi dovrebbe venire tutto molto bene. La base, tutto molto bene, mi sembrano parole parecchio azzardate. Direi che può andare bene così. Allora, adesso cipria, che è una cipria di Revolution, che si chiama Banana, che io ho messo dentro questo barattolino di Kiko, vecchio come il cucco, per riuscire a prenderla meglio. Finché stiamo facendo la base, proprio andiamo spediti come delle gazzelle. Ne metto un po' sotto all'occhio, qua, per non far venire le pieghette, e poi giusto una spolverata nel resto del viso, così proprio io direi di terminare la base. Intanto con la palette di Shane, questa qui Dune, vado a prendere il marrone e faccio un po' di contouring. Il contouring potrebbe essere un problema, perché non vedo se sto sfumando bene tutta la situazione, se ne sto mettendo troppo, se ne sto mettendo troppo poco, chi lo sa. Però sono fiduciosa, ragazzi, spero di non sembrare un pagliaccio alla fine di questo make-up. Bisogna andare un po' a tentoni. Collo, ma qua è facilissimo, facilissimo, proprio gioco da ragazzi. Adesso mi guarderò nel video e sembrerò tipo, non lo so,
super abbronzata. Na, adesso fatto questo, vado a fare un po' di contouring al naso, perché sì, non ci facciamo mancare niente. Ok, dai, questo facile, facilissimo. Dall'altra parte, un po' sotto al nasino, pochissimo. Ok, qua sopra. Oh, me la sto cavando da Dio, eh. La puntina la facciamo vedere per bene. Sì, ragazzi, non pensavo, eh. Poi magari non sto sfumando niente, ho il naso marrone. Però mi sembra che stia andando tutto molto bene. Prendiamo il blush, sempre quello di Green Me, che mi ha conquistato con i suoi brillanti, e lo andiamo a mettere, questo sarà facilissimo, un po' qua. Con questo posso abbondare perché tanto si vede poco, quindi abbondiamo. Sì, come vi avevo già detto, la base proprio si fa super tranquillamente, un po' sul nasino. Fa un profumino questo blush pazzesco, proprio buonissimo. Ora a cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere un po' di illuminante. In questo caso prendiamo sempre quello della linea Green Me, che non fa mai male, anche se non sto utilizzando da un po' alcuni highlighter che, ok, che potrebbero regalarci grandi gioie. Conservo con grande parsimonia l'ultimo che vi ho fatto vedere della Mystery Box di Pink Panda, perché mi ha fatto volare via. Prendo un pennellino più piccolo e lo metto anche sul naso. Qua proprio ci vuole della precisione. Tra l'altro qua ci sono gli specchi, bisogna fare attenzione. Non ci sto guardando, giuro. Punta del naso. Ok, blendo un po' perché non si sa mai. Passiamo alle sopracciglia. Lo facciamo veramente? Lo facciamo. Tanto la base è terminata. Che ne hai detto? Sono stata brava? No, le sopracciglia so già benissimo che verrà fuori un pastrocchio terribile. Scusate se non parlo, ma sono molto concentrata. È che le sopracciglia, per esempio, cioè non è una parte del corpo che io riesco molto bene a percepire su di me. Ok, basta. Direi che ho già esagerato, sembrerà tipo i disegni, quelli dei bambini delle elementari, colora all'interno dei bordi, ma alla fine è tutto sbordato, ma vabbè, ascoltate, questa era la parte dolente del trucco, penso più dolente questa che quelle che le labbra, ve lo dico. Poi questa è anche la sopracciglia, questo è il sopracciglio sfigato. Oddio no, ho fatto una cavolata. No, lo so. Vabbè, ormai, nel senso. Ma basta, basta anche questa, non ne posso più. Non vedo l'ora di vedere queste sopracciglia, ragazzi, giuro, non vedo l'ora. Io provo un attimo a sfumare qua tutta la situazione, così magari. Basta. Passiamo agli occhi, che anche gli occhi dovrebbero essere, non vi dico una passeggiata, ma comunque dovrebbe saltare fuori qualcosa di decente. Questa è la palette che andremo ad utilizzare, che si chiama Neutrals 3. Io vado a prendere un pennello da sfumatura e, come sempre, questo è il mio colore cavallo di battaglia, vado a prendere questo colorino qui e vado qua, sì. Anche adesso sono molto concentrata, ragazzi. Comunque dai, percezione dell'occhio direi 8, no, 7 su 10, perché mi rendo conto di cosa sto facendo e di dove sto andando. Il problema è che non mi riesco a rendere conto quanto è sfumato sto colore, se posso smettere di sfumare o devo continuare. Io direi che tra poco. Anche quanto sto andando su non mi rendo conto. Appunto, sempre perché non ho percezione del mio sopracciglio, ragazzi, non ho percezione. Passiamo all'altro occhio. Vado proprio spedita, eh? Poi a un certo punto mi perdo verso l'alto, che non si sbaglia mai. Speriamo, ragazzi, che stia venendo fuori qualcosa di parzialmente decente, altrimenti che youtuber makeup sono. Ora vado a prendere un marrone un po' più scuro, questo qua, e lo metto super super all'interno della crease e lo sfumo molto bene. Lo sfumiamo se riusciamo. Ok, direi che siamo a posto. Un'altra punta da questa parte. Sono un po' preoccupata, non oso immaginare cosa starà saltando fuori. Ora, io andrei a prendere questo rosino qua e lo vado a mettere sulla restante palpebra mobile. Questo è facile, si fa tranquillamente. Ora, pennellino piccolo e prendiamo, direi, questo oro qua sotto e lo sfumiamo un po'
qui, io qua sfumo, 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 come sempre. Ne mettiamo un po' anche qua e un po' anche qua. Anche da questa parte, proprio anarchia. Non so dove sto mettendo le cose, sono un po' persa. Non so se sta facendo del fallout, non so niente. Non prendo troppo prodotto, così non rischio di fare proprio un putiferio. Adesso, rima inferiore, di cui mi ero dimenticata, cioè anche non guardandosi allo specchio, secondo me può succedere di dimenticarsi dei pezzi di make-up. Riprendo il primo marroncino che ho preso prima e lo metto proprio attaccato alla waterline, come sempre. Dai, not bad. Sì, sì, la mia percezione dell'occhio è top, ve lo dico, ragazzi. Delle sopracciglia possiamo dargli un 2 su 10, la percezione dell'occhio direi che un bel 8 su 10 se lo merita. Ora vado a riprendere un pelino di marrone, ma pochissimo, con un pennello da sfumature vado a sfumare. Sfumo verso l'alto anche. Sfumo, 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 così. Togliamo questa linea netta. Sono troppo curiosa, ve lo giuro, di vedere cosa sto combinando. Com'è se dopo mi guardo dallo specchio non si vede niente? Cioè, come se non mi fossi truccata. Quindi, make up occhi terminato. Non so, ragazzi. Ora, altro tasto dolente di cui sono molto preoccupata. Mascara. Non è tanto il problema del piegaciglia, perché non è la prima volta che lo utilizzo senza guardare. Ma il mio problema è il mascara in sé. Già guardandomi allo specchio mi sporco sempre la palpebra, quindi non oso immaginare ora. Vado a usare il mascara di Essence Lash Princess, che ovviamente è il migliore mascara del mondo. Beh, oddio, ragazzi, vi dico la verità, starò molto leggera, quindi non mi spingerò a fare particolari trick sulle mie ciglia. Non voglio sporcarmi, perché già magari il trucco è brutto, anche sporcato, no? Please. Ah, le ciglia inferiori, terribile. No, l'ho appoggiato. L'ho appoggiato, cazzo, l'ho appoggiato. Vabbè, che dire. Avrò un'occhiaia un po' nera. Il mascara è... No, dimmi che l'ho riappoggiato. Continuiamo. No, ecco, mi sono sporcata. Mascara veramente il peggior nemico. Intanto vado a mettere un po' di highlighter anche sotto all'arcata sopraccigliare, che magari togliamo un po' di sporco. Se l'ho fatto, sì che l'ho fatto, cioè se l'ho fatto, guarda come sono ottimista, come sono ottimista. Togliamo un po' di pezzi di sopracciglia che non dovrebbero essere al loro posto, soprattutto in questa, perché proprio l'ho sentito. Ho sentito il pennarello che ha disegnato dove non doveva disegnare. Facciamo un'altra passata di mascara, così, perché ci sono andata molto delicata. Ah, le ciglia sotto sono proprio una piaga. 7 piaghe d'Egitto, questa è l'ottava. Erano 7 le piaghe d'Egitto. So, sto un po' delirando, ragazzi, questo make-up al buio mi sta facendo delirare. Tra l'altro, sicuro che starò facendo delle facce da manicomio. Ragazzi, dovete accettarmi così. Pazza così. Make-up praticamente terminato. Adesso andiamo al tasto super dolente. Questo è proprio il super dolente. Sono molto preoccupata, ma andiamo con le labbra, los labios. Le andiamo prima a delineare con una matita, così non ci facciamo mancare niente. E questa è la tecnica dell'ilarione. Poi la andremo un po' a sfumare con il dito e infine ci metteremo un bel lucidalabbra. Iniziamo. Allora, quelle sotto forse potrei essere in grado. Quelle sopra non credo proprio, cioè. Mi sento la mano tremante, tra l'altro, quindi c'è proprio sotto, l'abbiamo fatto. Secondo me neanche troppo male, vi dico la verità, sono troppo orgogliosa di me stessa, wow. Parte di sopra. Non sto respirando. Datemi una bombola d'ossigeno. Non saranno per niente simmetriche. Mi sento di essermi appena disegnato un baffo da questa parte. Ma vi dico che pensavo peggio. Adesso andiamo a passare un po' di dito, così proprio alla brutta, sopra la matita, così la sfumiamo un po'.
spero di starla sfumando e non togliendo, perché ho il dito rosa. E ora andiamo con il lucidalabbra. Sì, dai, il lucidalabbra è facile. Bene ragazzi, questo è il trucco terminato. Adesso prenderò un bello specchio. Prenderò lo specchio della mia nuova palette preferita dell'ultimo video. Andatelo a vedere se ve lo siete perso. E faremo il reveal ragazzi. 3, 2, 1. Ma ragazzi, allora le sopracciglia lo sapevo che sarebbero venute così, cioè lo sapevo. Vedete, ve l'avevo detto che qua avevo sentito che c'era qualcosa che non andava, infatti. Ma il resto, cioè, proprio top. Tra l'altro, ah vabbè sì, qua il mascara lo sapevo che... Però pensavo di essere andata a finire anche in posti in cui non dovevo. I love it. Ma poi le labbra. Mi rendo conto che in certi punti sono andata un po' fuori bordo, lo devo ammettere. Ma ragazzi, il make-up occhi è tanta roba, cioè tanta roba. Molto semplice però, poteva andare molto peggio. Senza contare le sopracciglia ragazzi, non contiamo le sopracciglia. Si potrebbe uscire tranquillamente con questo make-up. Anche il contouring, cioè pazzesco ragazzi. Pazzesco! Sono super soddisfatta di me stessa, anche il naso è venuto molto bene. Sì, io darei un bel 8 alle labbra perché era troppo difficile, quindi ci sta un voto alto. Poi voglio dare un 4 alle sopracciglia, ma perché sono imbarazzanti evidentemente e devo prendere più coscienza del mio sopracciglio. Un bel 8 anche al make up occhi, perché comunque era un make up occhi abbastanza semplice da fare. Un bel 9 alla base, perché la base è venuta super top ed era anche molto facile effettivamente, però è venuta molto molto bene, tutto nel punto giusto. Al mascara do un 6 perché mi sono sporcata un po' dappertutto, le ciglia non sono venute al loro meglio ovviamente, però ragazzi questo trucco al buio direi che in linea di massima sono stata bravissima, autoelogio così. E niente, è stato super divertente ragazzi, un po' insomma da batticuore, ero un po' preoccupata. Sono stata contenta di fare questo make up insieme a voi. Ditemi cosa ne pensate, se sono stata brava fatemelo sapere con un commento. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, sono super soddisfatta veramente, questo è stato uno dei video più divertenti mai fatti, proprio bello, 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 sono contenta. Io vi mando un bacino, vi aspetto assolutamente nel prossimo video che uscirà a breve, vi saluto e ciao!